Ciao a tutti! Oggi scopriremo l'importanza della parola igiene. È una parola che significa prendersi cura, non soltanto di noi stessi, ma anche degli altri, per impedire ai germi e ai batteri cattivi di entrare dentro il nostro corpo e dentro il corpo delle persone che ci sono vicine. Quello che dobbiamo fare è lavarci sempre bene le mani con acqua e sapone. Oggi scopriremo che ci sono altre cose importanti, ma cominciamo dalle nostre mani. Ho una domanda per voi. Come mai, quando mi lavo le mani, ho sempre bisogno del sapone? Come mai non mi basta l'acqua? È una domanda da scienziati. Quindi, per scoprire qual è la risposta, dobbiamo fare un'ipotesi e un esperimento scientifico. Abbiamo bisogno di un foglio di carta assorbente e poi di una bacinella d'acqua, una tazzina o un contenitore con un cucchiaio di olio d'oliva, un'altra tazzina con un po' di sapone liquido. Va bene sapone per i piatti, va bene sapone per le mani. E infine un cotton fioc. L'olio che cos'è? È un grasso. Beh, potremmo paragonarlo all'unto che ritroviamo sulle nostre mani quando sono sporche. Adesso proviamo a versarlo completamente dentro la nostra bacinella d'acqua. Che cosa vedete? Probabilmente una macchia d'olio. Questo succede perché acqua e olio non vanno d'accordo, quindi non si mescolano. Per questo l'olio rimane in superficie. Potete provare a mescolarli con il vostro cotton fioc e vedrete che l'olio ritorna a comporre la sua macchia. Bene, quindi se io avessi quest'olio sulle mie mani e provassi a sciacquarmele soltanto con l'acqua, che cosa succederebbe? Visto che l'acqua e l'olio non vanno d'accordo, non riuscirebbe l'acqua a portarlo via dalle nostre mani, a portare via l'unto. Serve un altro ingrediente. Che cosa? Il sapone, ovviamente. Prendete il vostro cotton fioc, dal lato quello ancora asciutto, e immergetelo completamente nel sapone. Voglio chiedervi, da bravi scienziati, fate un'ipotesi. Se io adesso immergo il mio cotton fioc con il sapone dentro la mia macchia d'olio, che cosa succede? Fate le vostre ipotesi e adesso verifichiamolo. Che cosa bisogna fare? Attenzione, molto molto importante. Fate esattamente quello che faccio io. Quando immergerete il cotton fioc col sapone nella macchia d'olio, non toglietelo subito, aspettate, lasciatelo lì dentro per qualche istante e osservate cosa succede. Si è formato un buco? L'olio è scappato via? Beh, è esattamente questo che dovrebbe succedere, perché in questo momento il sapone sta circondando il grasso dell'olio, lo sta circondando per strapparlo all'acqua, per poterlo portare via quando ci sciacquiamo le mani. Ecco perché l'acqua da sola non basta quando ci laviamo le mani, ma neanche il sapone basta da solo, ha bisogno dell'acqua. Acqua e sapone sono due potenti alleati quando ci laviamo le mani, perché portano via il grasso e insieme al grasso anche tutti i germi e i batteri cattivi che ci si appiccicano sopra.